poi c'è il programma, guarda, c'è sopra qui c'è il programma, però... Cari amici, una storma di uccelli ci dà il benvenuto a Palazzolo Vercellese. E di là abbiamo il nostro urbex da fare, che è la Madonna delle Vigne, per adesso lontana. Siamo venuti sulla strada ferrata, quindi sul treno, e adesso appunto andiamo verso quella zona di là, alla Madonna delle Vigne, con i nostri amici youtuber Mauri, che bene, lo conoscete benissimo, e Stefano Urbex Urbana, un altro nostro amico. Stefano, allora anche tu, facciamo un urbex a tre, eh? Sì. Benissimo. Sono contento, non vedevo l'ora, perché dovevamo fare questa collaborazione da un benissimo, po'. Benissimo, Stefano. Sì, un video, un urbex a tre. No, ma io sono, io se non sapevo, volevo contattarti, ma non sapevo te come, perché avevi dei grossi buonanotte, avevi dei grossi personaggi che ti seguivano. No, magari noi siamo piccoli, magari lui. No, no. Ah, beh. Tanto bene o male. Benissimo. Allora facciamo un rapido saluto verso anche questa zona. Qua. Sì. Prende centrale, no, anche ecco, un po'. Sì, allora un pochino più in là, perché un po' più in là, sì. Più in là, là. Perché vedo che adesso basta per la mia videocamera. Allora, cari amici, vabbè, tira su poi. No, là, lo taglio, no, vabbè. Cari amici, siamo appunto a Palazzolo Vercellese, avete visto gli uccelli volare, sì, che ci hanno dato il benvenuto prima, e adesso ci accingiamo ad andare alla Madonna delle Vigne, una chiesa che c'è qua vicino, un urbex. Sarà una giornata fantastica, primo perché veramente è un bell'urbex tosto, secondo perché è una giornata di sole ed è incredibile, dopo una settimana intera che pioveva, sì, è venuta una giornata fantastica come oggi, non è sempre, è una cosa incredibile, potevamo trovare pioggia, neve, tutto. Mi piace quando è così. E poi tre perché siamo in compagnia, siamo in tre. E finalmente abbiamo fatto questa collaborazione che da anni e anni che volevamo farla, da oggi mesi. Fantastico. Alla fine ci siamo riusciti. Oggi fantastico, siamo in tre, quindi Gennaro Gelmini, youtuber Mauri Urbex Vlog, sapete, ci e vedete Stefano a volte a fare gli urbex insieme, ma novità fantastica, anche lui ha il canale YouTube, anche lui seguitelo, iscrivetevi, chi è il nostro fantastico caro amico Stefano Urbex Urbana, che ha il canale appunto Stefano Urbex Urbana. Sì. Anche lui fa questo genere di video, video fantastici, urbex a posti fantastici, bellissimi, quindi bene. Bene. E siamo in tre. E cari amici, quindi da Palazzolo Vercellese, c'è una bella giornata di sole e andremo in quella zona lì, alla Madonna delle Vigne di Trino Vercellese. No, questo qua non l'ho occupato io da parte. Che dietro c'è anche un campeggio. E poi tutte le zone da visitare. E qui siamo appunto venuti dalla ferrovia. Un altro treno sta arrivando. Noi siamo arrivati dalla ferrovia e questa appunto è la stazione di Trino Vercellese e abbiamo i nostri bei treni. Da Alessandria questo per Chivasso. E cari amici, qua lavorano il riso ancora il giorno d'oggi e noi continuiamo. Il paese di Palazzolo Vercellese
carino veramente. E adesso prendiamo via Cerretta, che ci porterà verso nord. E cari amici, fantastico, la strada provinciale 34 da Palazzolo Vercellese, Ronsecco, ci porterà alla Madonna delle Vigne di Trino Vercellese. È una strada sterrata, strada provinciale eppure è sterrata, fantastica. E quindi Gennaro Gelmini e naturalmente ciao a tutti youtuber Mauri e Stefano Urbez Urbana. E questo è il fantastico posto che ci aspetta, e noi iniziamo a fare il nostro Urbez. Noi iniziamo benissimo a fare la grande ripresa di questo posto qua, e speriamo bene che vada. Sì, sicuramente sarà una bellissima giornata. E quello è il panorama. Andiamo, cari ragazzi. Andiamo. Qui siamo sullo sponde del fiume, non mi cari migliore, amici, mettiamoci qua così come dei portieri. Siamo sullo sponde del fiume. Ci mettiamo qua come dei portieri a parare. Anche noi sulle sponde. A parare l'acqua, a parare il pallone. Contempliamo. Questo è un bellissimo fiume per l'irrigazione dei campi di riso, delle risaie vercellesi. Acqua stupenda, acqua fantastica. Per la coltivazione del riso, fantastico, ottimo. Non è che io elogio così, sì, veramente bella. Sì, le zone di, sì, delle Marche, questi, sì, grandi. Beh, ma tutto il mondo è bellissimo. Anche facciamo vedere. Vediamo l'acqua scorre qua sotto. Vedete, ci sono anche delle chiuse. E corre qua, limpida, fantastica, favolosa, e poi continua per i campi. E noi continuiamo. Senza esagerare, fantastico, cari amici. Quello è Palazzolo Vercellese, il paese. Queste sono le chiuse. E noi tra amici stiamo facendo questa bellissima giornata. Vi mettete bene in posa. E noi continuiamo, arrivo amici, intanto continuiamo, faccio anche altre riprese, e qua verso la Madonna delle Vigne. E cari amici, Gennaro Gelmini, Stefano Urbez Urbana, youtuber Mauri Urbez Vlog, siamo qui verso la Madonna delle Vigne di Trino Vercellese. Giusto. Giustissimo. Benissimo. E adesso ci dobbiamo solo incamminare. E continuiamo. Bisogna camminare, camminare. Perfetto. In questa strada desolata. E di là la Madonna delle Vigne. Ci siamo, cari amici, siamo sempre più vicini alla Madonna delle Vigne. Fantastico, luogo stupendo. Una fantastica fattoria e luogo
da noi convenuto più in là dove arriveremo. E questi sono gli alberi da cui i nostri nonni traevano le scope, la scopa di saggina, che veniva fatta con i rami anche di questi alberi. Evidentemente li tagliano così perché anche al giorno d'oggi fanno lo stesso lavoro, fanno le scope da questi alberi, dai rami di questi alberi, che perché sono particolarmente, si piegano senza spezzarsi. Benissimo. Ovviamente sempre qui sul nostro percorso. Benissimo cari amici, noi stiamo continuando sulla strada provinciale che in questo tratto è sterrata. Abbiamo percorso un bel po' di chilometri, in realtà sono 3,9 chilometri, quasi 4 chilometri di strada che faremo in questo pezzo di strada sterrata. Gennaro Gelmini, youtuber Mauri Urbez Vlog e Stefano Urbez Urbana. E Mauri, stai più dietro perché sì. Sai com'è, no? Sto pensando che mai... devo fare il Benissimo, nel continuo del nostro viaggio, 10 febbraio 2018, ed è una giornata fantastica, un sole stupendo, veramente, che ci è stato donato. È una giornata che ci è stata donata, sì, c'è poco da fare. Uno dice, ma dubbi, no, è pazzesco. Dopo una settimana di pioggia, una giornata stupenda. Sì, dietro di noi c'è il luogo in cui dobbiamo arrivare. La Madonna delle Vigne. Ecco, cari amici, vedete tutto il panorama e lì la Madonna delle Vigne. Com'era la centrale idroelettrica? Lì, la centrale idroelettrica la centrale di Lery Cavour, che era una centrale che iniziarono a pensarla a fare nel secolo scorso, poi il progetto decadde e rimase così. E lì appunto la zona dove adesso andiamo. Benissimo. Bene. Andiamo, che qui c'è strada tra le campagne e le risaie. E cari amici, indovinate che strada è questa? La strada provinciale, bellissima. Cosa d'altri tempi. Tutta zona di irrigazione e noi la campagna piace così. Sì, infatti. Fantastico. Tu passi dentro in effetti perché... No, vabbè. non ci passi di sotto. Sì, infatti, ma che roba. Okay. Zona fantastica, cari amici. Sì, no, ma qui tutti i canali di irrigazione. Sì. Dai che riusciamo oggi. Siamo arrivati. Dai. Andiamo. Dai. Troppo bello questo posto. E lì siamo quasi arrivati. Siamo finalmente allo svincolo tra le due strade provinciali e siamo finalmente addirittura d'arrivo. E... Che camera mi? Ormai saliamo per Montarolo e Montarolo troviamo la Madonna delle Vigne. Perfetto. Benissimo. E cari amici, si continua. Gennaro Gelmini, youtuber Mauri e Stefano Urbez Urbana. Benissimo. E cari amici, adesso ci siamo. Ormai ci siamo, la strada provinciale è tornata asfaltata e noi, ecco, e noi, infatti... di nuovo ancora a percorrerla e di là abbiamo la chiesa delle Madonna delle Vigne a Trino Vercellese, perché siamo partiti da Palazzolo Vercellese a piedi per fare meno strada, abbiamo guadagnato 3-4 km sì, in meno che abbiamo fatto, una...
E adesso quindi, risparmiando strada, siamo già arrivati. Siamo benissimo. Insieme a nella YouTuber Mauri e Stefano Urbaz Urbana e Gennaro Gelmini, naturalmente, e la chiesa della Madonna delle Vigne, che adesso arriviamo. Cari amici, noi veniamo da là e finalmente siamo comune di Trino, chiesa del Santissimo Nome di Maria, detta Madonna delle Vigne. Il vero nome del santuario è Santissimo Nome di Maria, è situato su un'altura collinare, nella zona di salvaguardia del Parco Naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza. La chiesa, eretta nel XVII secolo, io devo guardare bene lì mentre inquadro, la chiesa eretta nel XVII secolo su un preesistente edificio sacro, ecco, è scoperto il mistero, poteva esserci un edificio pagano, apparteneva al complesso abbaziale di Lucedio e dipendeva direttamente dalla Grangia di Montarolo. Dietro al cimitero che abbiamo qua davanti, a 2 minuti a piedi, dal riso al rosa, cioè qua si coltiva il riso e poi si vede anche il Monte Rosa. Ecco, abbiamo scoperto perché la Madonna delle Vigne, la chiesa è così strana. Prima c'era un preesistente edificio sacro, di più non dicono, un giorno lo scopriremo. Ecco. Benissimo. Siamo rimasti fuori qua, è chiuso. Sì, beh, qua c'è un cimitero chiuso. Non possiamo entrare a visitare, allora faremo poi il prossimo. Adesso ci addentreremo. Cari amici, adesso ci siamo. Siamo a Santa Maria delle Vigne, adesso andiamo a visitare la chiesa. La casa cosa ho scoperto? Perché questo luogo così strano? Perché è eretta su un preesistente edificio sacro. Allora, forse questa è la chiave del mistero. Qual era? A cosa era dedicato? A chi era dedicato questo preesistente edificio sacro di cui non indicano nulla e di cui appunto non si sa chi fosse per qualcosa? Non lo so. Forse questa è la chiave del mistero della Madonna delle Vigne, che in realtà è vecchia di qualche secolo. In realtà, Mauri, non so quanto inquadra, guarda, la macchinetta non so quanto inquadra, siamo così. E non so, allora potrebbe essere veramente un edificio antichissimo, potrebbe risalire migliaia di anni indietro alla cultura pagana e essere un edificio dato, voluto per qualche divinità, l'adorazione di qualche divinità pagana. Ecco il mistero di qualcosa di strano della Madonna delle Vigne. D'altronde anche su un'altura, quindi un'altura Montarolo che era sopra le campagne, sopra tutto. Ok. Bene. Perfetto. A dopo, continuiamo. Andiamo misteriosamente a vedere. Fantastico, cari amici, sul sentiero per la Madonna delle Vigne abbiamo anche il laghetto e abbiamo sempre il sole che ci accompagna ed ecco tutta la parte. Cari amici, Gennaro Gelmini, YouTuber Mauri, Urbez Vlog, Stefano Urbe che sta preparando cose. Ci stiamo tutti attrezzando assolutamente per entrare per la prima volta da parte nostra, entrare nella chiesa della Madonna delle Vigne. Facciamo vedere, Mauri, la bellissima chiesa della Madonna delle Vigne. Fantastico. Stefano, va? Ebbene, Mauri. Volevamo riuscire ad entrare tutti insieme. Sì, sarebbe un'idea, che così almeno... Dove entriamo? Di qua che la metto qua. Sì. Bene. Bene, cosa facciamo? Allora, io, Mauri, riprendi tutto. Adesso io metto qua. Bene, Mauri, eh?
Sì, sì. Dai, andiamo. Andiamo. E anche Stefano si sta preparando. Stefano, benissimo. Preparati. A questo punto, dai, fatti vedere qua. Mauri con la chiesa. Ho partito. Benissimo. Ho partito. Mauri con la chiesa. La chiesa. Santa Maria di Torino. Io devo prendere la mia no, poi dovrò usare la videocamera e spegnere il cell, perché sennò non... Mauri. Siamo venuti in questa chiesa a fare delle visite che a volte ho sentito dire che ci sono anche delle identità strane, cose strane, e poi questa chiesa c'ha molta storia dietro. Adesso noi dobbiamo fare l'entrata e vedere come si può vedere cosa c'è, cosa non c'è di bello, se tutto va, se come penso io, che penso sia vecchia. Deve essere bello. Benissimo, quindi... iniziamo. Dobbiamo tutti e tre, partiamo, entriamo dentro. Sì. Per la prima volta. Minchia, occhio al palo lì. Mauri, riprendici qua, ti riprendo qua. Come ci si sente ad entrare? Insomma. Benissimo. Riprendimi a me mentre... Sì. Mentre entro. Entra prima sì. Te, va. Sì, benissimo, per lo spirito. Entro prima io, per il fatto dello spirito che c'è dentro, vado a sfidarlo. Mauri, alza la telecamera, vado a sfidare lo spirito. Vai tu. Ma è un posto favoloso. Dai ragazzi, facciamo arrivare. Dai, sì, dai. Veramente. Poche storie. È quello che reputavamo impossibile. Poche storie. Bellissimo. Ma lì è crollato il scotto. Ma lì c'è l'organo, lo spartito. Del... Oh, ma non sì. C'è più la statuina della Madonna. L'hanno spaccata. O se la sono rubata. Se la sono rubata. E sopra c'è la sala. O no? Allora va bene così, Mauro. Sì, attento no, che non... Come... No, ma comunque, guardate qua, oh, ma com'è? Ma che roba, oi? Ma che roba? Quello è il cosiddetto spartito del diavolo. Sì, sì. Ma è fantastico! È bellissimo. È bellissimo, va lì c'è la ripresa, chi? Spettacolare! C'è lo spartito. Questi rinfreschi qua, molto vecchi sono. E siamo noi. Abbiamo lasciato fuori il carrello. Con Gennaro Giolmini anche, naturalmente, e Super Mauri. Ma io prendo lui, perfetto. Bene. Io lo spengo. Benissimo, cari amici. Ci siamo riusciti. Adesso il resto della registrazione andrà per anche un mini concerto che c'è da fare. Andiamo un po' qua. Va. Ecco lo spartito. È bellissimo, è bellissimo veramente. Se ci sarà. Fantastico. Altezza. Qua poi ciò che rimane della cappellina votiva alla Madonna. Bene. Parte? Vai. Aspetta che lascio qua le cose, quelle del cappellino. Mettiamo le candele. Non so dove si riprende meglio. Mettiamo le candele, però devo vedere da che parte. Non ci sta. Mettiamo le candele tutte mentre Mauri ti fa sentire un po' la musica. Mauri DJ Mauri ci sta accompagnando come nelle chiese si mette prima, ecco lì nell'angolo lì. No bene, non proprio fino all'angolo, no un po' più in là, sì, benissimo. E continuo, sì. Stefano, prendi pure, forse, ti metto le candele, mettiamo le candele per una preghiera che ci vada bene questa vita, che finalmente ci sia bella, sia una bella vita da vivere.
abbiamo anche noi delle cose buone, delle cose belle, avere un nostro futuro, no? Come tutti. Non che pretendiamo che così almeno vediamo se non che pretendiamo chissà di avere chissà che cosa, però avere anche noi un altro futuro. Un futuro un po' meglio. Oh, ho messo la cosa del piano, che si vede qua. Sì, sì. Si vede bene, no? Madonna, questa cosa è satanica. Adesso il YouTube Mauri sta improvvisando con lui. Che dice qua? Tu sai suonare un po' il piano? Sì, un pochettino. Dai, un po' più un piano. Fantastico! Allora sì, riprendi me quella. Quella che è la cosa, vedi? Se c'era qualcosa ancora un piano. Aspetta che adesso ho qui la videocamera. Sì. Allora così prendiamo tutto. Riprendi sia le candele, un po' più un qua, che riprendi sia me che le candele. Madonna, così sì. Qua, da qua ti prendevo proprio tutto. Da qua ti riesco a prendere solo a te. Invece di là prendevo tutto e tutto e pure te. Sì, allora era più là. Era meglio qua, sì. Scusa, scusa. C'è Gennaro Giovini che si sta improvvisando. Ecco, sta suonando il pianoforte. No, aspetta che questo lo lascio qua. Grazie. Una cosa satanica. Dirige il maestro Peppe Vesicchio. Buono. Sì. Con l'aereo che passa. Benissimo. Ok. Cari amici, abbiamo fatto la suonata che l'ho chiamata in dormiveglia, mi sono svegliato e ho avuto queste parole, love on, che in italiano significa continua ad amare, che in latino, perché nella chiesa diciamo pure in latino, amor super. Quindi questa musica, questa giornata, io nel video lo chiamerò Amor Super, in dedicazione alla fede in senso generale, perché comunque molti dividono, viviamo la vita reale, dividiamola da quella che è il soprannaturale. Non è vero, perché il soprannaturale fa parte del reale, cioè è possibile dividere le cose. Chi le divide comprende poi che sono fattori indivisibili della nostra vita. Ecco che quindi noi siamo attratti dal mistero non per una mania del mistero, ma perché sentiamo che il mistero fa parte della nostra vita. È incredibile, è vero. Panoramica, poi così. Panoramica è una cosa così. Minchia la chiesa qui. Questo. La costiera, che è anche di qua, così. Ok, questa è panoramica. Benissimo. Okay. A dopo, cari amici.
Non vuoi parlare? Prova col K2. Però ha acceso il microfono. Ti ho fastidio? Ti diamo fastidio? Ah, ma si vede che non gli diamo forse fastidio. Questa cosa sarà dispersione di corrente. Bene, cari amici. Ciao a tutti. Siamo qua alla Madonna delle Vigne e siamo venuti appunto in tre a questo bellissimo posto. Gennaro Gelmini, Stefano Urbez Urbana, il nostro sempre youtuber Mauri, Urbez Vlog. È oggi 10 febbraio 2018, è un sabato. Sabato. E benissimo, benissimo. Cosa possiamo dire? Cosa vi prende? Allora, abbiamo acceso queste candele. Non andare troppo mai avanti. Suggestivo, freddo, qua dentro lo suggestivo. Fa freddissimo, ci sono 7 gradi. Tu ci sono. Dicevi un po'. Mi sento un po' strano qui, infatti un po' strombato. Perché? Ma non vedo. Un po' di negatività forse, però non so che. Abbiamo acceso queste candele, ma non per fare le solite sataniche. Ecco, diciamo una cosa. Abbiamo visto che prima di questa chiesa c'era un altro palazzo dedicato a culture pagane. In realtà, migliaia di anni fa, qui si venerava Osiride, la dea delle messi, cioè gli agricoltori per avere un anno buono veneravano Osiride, anche la dea della luna, chiamata anche dea della luna, per avere un buon raccolto. Infatti qua adesso si coltiva il riso, comunque una volta sempre agricoltura si faceva e si voleva avere un risultato buono con i campi. Allora, perché poi è stato introdotto il riso da queste parti? È stato introdotto il riso perché praticamente il riso succhiava tanta acqua, prendendo tanta acqua, il contrario di come diremmo oggi. Oggi si tende a risparmiare acqua, mentre invece il riso aiutava a consumare l'acqua, la tanta acqua che c'era nei campi anche del Vercellese, come qua in provincia di Vercelli, in Piemonte, Italia, però un po' dappertutto. Benissimo, Mauri, dai! Benissimo. C'è la tensione, io non ho nessuno. No, la tensione. Ma io sono un po' fiato. Adesso è tutto, adesso dobbiamo... Infatti, appunto. Adesso dobbiamo ancora visitare come si chiama il campeggio. Adesso andiamo al campeggio abbandonato per vedere un po'. E poi verso sera andiamo al cimitero. Se riusciremo faremo pure un bellissimo video horror al campeggio degli zombie che la curerà naturalmente Stefano, e su Stefano Urbez Urbana potete trovare questo video horror. Vediamo cosa riusciamo a fare. Va bene, dai. Mauri, dai, lo so che sembra così, però ho vissuto diversamente. Per esempio, se noi qua, l'ala di mistero che c'è, che attorno al luogo, lo capiamo, lo comprendiamo come un qualcosa di precedente, quindi la cultura pagana che era della dea. C'è gelato anche questo. Se comprendiamo questo, comprendiamo tutto. La cosa strana, appunto, la Madonna a volte sotto cos'ha? La falce. La falce della luna e la falce anche per mettere il grano, la falce per fare il raccolto, quindi è tutto un legame. Io credo in tutto perché la fede c'è da 2000 anni con Gesù e noi ne siamo partecipi, e c'è già da prima una guida spirituale da sempre, quindi in realtà ciò che è cristiano oggi era pagano una volta. Non è una distinzione tra una cosa e l'altra, in realtà è un continuum, è una continuazione. Giusto. Bene, giusto. Perfetto. Perfetta per la produzione. Ciao a tutti. E qua abbiamo il nostro altare che l'abbiamo messo. Le candele e il pianoforte personale.
Solo che non è che lo portiamo io perché sono i fantasmi iniziano a suonare. Abbiamo messo queste candele, non c'è più nulla qua, non hanno più tenuto niente. Hanno rubato tutto, la tastiera è mia. Bene. La luce. La luce e la natura. Qui alla chiesa. Ok. Adesso spengo tutte le candele. Ciao Madonna delle Vigne, a presto. Beh, lì si è attrezzato per le grandi riprese strumentali. Questo è un fiume che... Fantastico! L'aereo e il sole. Ed ecco, cari amici, sopra, fantastico aereo, tutto per noi, vola proprio sopra di noi, incredibile, e siamo sempre qui, e l'aereo vola verso le stelle. Cari amici, guardate qua! Cari amici, in questo bel video di presentazione ai canali, YouTube anch'io a dieta e noi a mangiare, Gennaro Gelmini e YouTuber Mauri Urbez Vlog, che bel pranzo che ci siamo fatti! Sì, anzi, dobbiamo ancora mangiare! Presentiamo Mauri! Guardate, cari amici, guardate che bello! Appunto, come dicevo prima, spaghetti, asparagi, basilico, olio, formaggio, noci, fantastici. Bene, 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 cari amici, bene. Buon appetito! Adesso, buon appetito! Buon appetito a chi ci vuole. A dopo, cari amici. A dopo, ce lo gustiamo. A dopo. Ciao, ciao! E cari amici... Oggi abbiamo fatto dei magnifici piatti, praticamente spaghetti con il formaggio verde, vedete il formaggio con la muffa quella bella, le noci, gli asparagi col basilico, olio. Ed è venuta una cosa stupenda. Qua avevamo appunto cucinato gli spaghetti grossi, ed è venuto questo piatto stupendo. Questo è un video di presentazione, canale, bello. YouTube anch'io a dieta e noi a mangiare. È un bel video di presentazione ai canali. Che ne dite, cari amici? Fantastico.